Cari amici di Prometheus, ben ritrovati in questo nuovo tutorial, oggi è dedicato ancora al mondo dell'editing video e precisamente al rapporto che può esistere tra Final Cut e DaVinci Resolve. Questi due software che fanno più o meno la stessa cosa hanno però delle caratteristiche e delle peculiarità sicuramente differenti. Da parte di Final Cut abbiamo una estrema malleabilità e creatività in quanto possiede degli strumenti sicuramente più pronti a quello che è appunto l'approccio creativo, vedi testi molto più fluidi e leggibili immediatamente, vedi eventualmente tutta la parte di plugin, vedi la costruzione, timeline magnetica e quindi quella che si chiama storyline e così via, ancora plugin di manipolazione dell'effettistica e tante altre cose che sicuramente lo rendono di certo più veloce, più intuitivo, meno macchinoso. Da parte però di DaVinci Resolve esiste tutt'altra forza, cioè quella di avere a disposizione degli strumenti di indubbiamente più potenti, più professionali e pronti a quello che è il mondo del cinema e anche tutta una serie di caratteristiche legate a quella che in particolare è la color correction che Final Cut a quel livello chiaramente se la sogna. In sostanza, i due software, secondo me, fanno la stessa cosa, ma non la fanno con la stessa immediatezza o con la stessa profondità nel appunto raggiungere lo scopo. Quindi ho pensato perché non realizzare un tutorial in cui si mettono, diciamo, a confronto e soprattutto in relazione questi due mondi tra DaVinci Resolve e Final Cut. E quindi nello specifico realizzare dei montaggi in Final Cut o almeno imbastirli inizialmente, dopodiché passare a DaVinci Resolve, nella quale andremo a fare tutta la color correction per poi ritornare su Final Cut e ultimare il montaggio con l'estrema facilità che solo Final Cut riesce a dare. Quali sono i pro e i contro di questo approccio? Allora, i pro sono sicuramente avere la possibilità di correggere e colorare le nostre clip in maniera indubbiamente più potente. I contro sono il fatto che dobbiamo fare questo passaggio con una piccola perdita di tempo e soprattutto con delle piccole cose da dover risistemare e da sistemare, diciamo, poi sulla timeline. Sicuramente questa è un'operazione che non può essere fatta in qualsiasi momento del nostro workflow, ma deve essere fatto specificatamente subito dopo aver imbastito il nostro progetto, cioè prima creiamo la parte creativa, cioè quindi la parte dinamica proprio del vero e proprio montaggio, il momento in cui andiamo a decidere quale clip in quello specifico momento piuttosto che un'altra, con quale tempo, con quale dinamismo, eccetera. Dopodiché andiamo a realizzare quello che è il discorso della color per poi ritornare in Final Cut e lì ultimare con le fasi di transizioni, effetti, diciamo titoli, piccoli accorgimenti, aggiustamenti di zoom e cose varie. Forse possiamo utilizzare all'interno di DaVinci, oltre che la color, anche quello che è lo strumento stabilizzazione e optical flow, che sicuramente lavora in maniera più professionale e più malleabile all'interno di DaVinci. Lo scopo di questo tutorial comunque è quello di darti appunto non solo la metodologia, ma quello di indicarti il momento preciso in cui va fatto questo specifico passaggio. Quindi io passerei dietro le quinte del mio Mac per darti appunto questa modalità di lavoro. Ci vediamo per le conclusioni finali. Ed eccoci qui, sono all'interno di questo progetto di esempio che ho realizzato all'interno della libreria Final Cut verso DaVinci. A proposito di libreria, andiamo a vedere come ho strutturato la nostra cartella del progetto e per tutto il discorso che stiamo per fare. Allora, mi sono creato una cartella sul mio desktop chiamato DaVinci Virtual che contiene tre cartelle. Nella fattispecie abbiamo una cartella legata al contenimento di tutti i sorgenti del nostro montaggio,
che chiaramente contiene esclusivamente i file, più la canzone su cui è basata tutta la costruzione del filmato. Poi abbiamo una cartella Final Cut che contiene la nostra libreria di montaggio, quindi la libreria che contiene poi il progetto. E poi ho creato una cartella che per il momento è vuota, che si chiama DaVinci. Adesso quindi andiamo a vedere come creare il tutto. Ritorniamo su Final Cut. Qui c'è il nostro progetto, come vedete, un progetto molto semplice, è a titolo d'esempio, in cui possiamo vedere un titolo, vi faccio vedere, c'è una musica. Come vedete, si tratta di file assolutamente in modalità logaritmica, quindi con profilo log, girati con una Panasonic S1. E ho scelto questo tipo di file proprio così fortemente esenti da color, se non fosse per questa piccola parte che è stata realizzata con il drone, che invece ha una colorazione leggermente più evidente, in quanto la stessa è un cine-like, diciamo, all'interno del drone, che però anche si possono sicuramente colorare diversamente. Allora andiamo a vedere. Allora, che cosa fare? La prima cosa, ecco, è il momento, come vi dicevo, in cui esportare praticamente il progetto. Come vedete, all'interno di questo progetto, che seppur d'esempio, ci troviamo in un momento in cui non abbiamo applicato alcuna transizione, non abbiamo applicato se non eventualmente il titolo iniziale, ma l'ho messo volutamente. Io ti consiglio di non mettere neanche questo, ma in tutti i casi, se volessimo proprio essere precisi, neanche il titolo dovevate mettere, ma dovevate impostare appunto e improntare il montaggio esclusivamente in termini di tagli dall'inizio alla fine. Punto. Cioè, non ci deve essere assolutamente nessun altro tipo di elaborazione, ad esempio nessun tipo di elaborazione di color, chiaramente non ci devono essere transizioni. Quindi se io vado ad applicare una transizione, come ad esempio può essere questa, in questo punto, è chiaro che DaVinci potrebbe non riconoscere, anzi molto probabilmente non riconosce quella transizione e quindi vi dà dei problemi in elaborazione e in import. Quindi nessun tipo di post-produzione se non il montaggio nudo e crudo, che chiaramente se siete abituati a farlo su Final Cut vi troverete molto più veloci e potrete soprattutto godere di quella che è la storyline. E a proposito della storyline, vi dico che la stessa deve assolutamente essere rimossa prima dell'export. Cioè non dovete esportare con la storyline inclusa, altrimenti DaVinci ve la vedrebbe come unica clip questa. Quindi che cosa facciamo? Selezioniamo tutte le clip, tasto destro, Lift from Storyline. In questo modo vedete che è stata tolta la storyline e abbiamo le clip così come le avremmo su un qualsiasi altro editing di montaggio video. Perfetto. Andiamo ad esportare file, export XML, perché il tutto si fa esportando le informazioni in un file appunto detto XML. Qui dove lo posizioniamo? Andiamo all'interno della nostra cartella che abbiamo nominato DaVinci Virtual e andiamoci a creare una cartella dove andremo a posizionare il nostro file XML. Quindi creiamo XML. Semplicemente per metterci dentro questo file che chiameremo export. Export per color, così, un nome che potete dare voi. Nota bene, qui sotto avete delle impostazioni e potete provare laddove avete problemi di qualche genere con la versione 1.8, potete eventualmente provare con la versione 1.7 che è la precedente versione, ma io diciamo normalmente lavoro tranquillamente in Basic 1.8. Save. Perfetto. Come vedete è molto veloce perché si tratta di un file di testo, non, niente di più. E possiamo chiudere tranquillamente Final Cut per il momento. Passiamo a DaVinci Resolve. Ok, siamo all'interno di DaVinci Resolve. La prima cosa che facciamo è andiamo a creare un nuovo database, quindi creiamolo, scegliamo la location e andiamo a posizionare il tutto all'interno della directory che, se vi ricordate bene, avevo creato. Quindi DaVinci Virtual all'interno di la cartella DaVinci, ok, creo qui Open e all'interno di questa cartella vado a inserire il nome, vado a mettere il nome che possiamo chiamare Color Final Fi
Final. Ok, crea. Ci chiede di accedere alla directory, va bene. Ok, doppio clic sul progetto e ci troviamo chiaramente all'interno di un progetto vuoto. Che cosa facciamo? Andiamo su File. E dobbiamo creare una timeline facendo però riferimento a ciò che abbiamo esportato da Final Cut. Quindi import XML, andiamo sul nostro desktop, DaVinci Virtual, XML, perché il file lo importiamo da quello che ci è stato appunto creato da Final Cut, open. A questo punto DaVinci ci chiede, bene, tu vuoi importare questo progetto. Dovete fare attenzione alle prime due spunte. Il setting automatico del progetto, cioè il 1920, eccetera, tutto quello che è riguardante il progetto, e poi importare automaticamente i sorgenti dal media pool. Se avete creato delle impostazioni, elaborato le clip all'interno di Final Cut in termini di color, potreste flaggare questo use color information, ma riflettiamo sul fatto che noi stiamo facendo il tutto proprio per evitare di lavorare su in termini di color all'interno di Final Cut, e quindi direi di togliere questa informazione. Use sizing information per mantenere e importare anche le impostazioni di grandezza delle clip. Quindi diamo ok semplicemente con le impostazioni che ci dà. Ok. E eccola qui, abbiamo perfettamente la nostra timeline con tutto il montaggio così come l'abbiamo visto in Final Cut. Come vedete, la prima informazione relativa al testo è assolutamente fuori luogo, sbagliata. Ed ecco perché vi dicevo di soprassedere a quelli che sono i titoli. È sbagliato il carattere, è sbagliata la posizione. Oh, un'altra cosa, non so se ci avete fatto caso, è legata al fatto che i rumori, cioè l'audio, sono stati importati su una traccia secondaria, audio 2, e che gli stessi sono completamente fuori dal livello che gli avevamo impostato e assegnato dentro Final Cut. Il mio consiglio è quello di ridurre la percentuale dei suoni direttamente dal Fairy Light, proprio di tutto il canale audio 2. Andiamo a ridurre a circa un 30% in modo tale che comunque ritorniamo più o meno a quanto avevamo impostato direttamente in Final Cut. E infatti adesso ascoltiamo. Vedete? Ho ridotto, forse può essere anche leggermente di più, ma più o meno, insomma, questo è l'approccio. Ok. Perfetto, fatto questo andiamo a vedere come fare color, perché qui siamo entrati esclusivamente per il discorso color e quindi molto velocemente vado ad eseguire questa operazione, così in maniera grossolana chiaramente. Ecco, vedete che sulle clip come questa abbiamo una colorazione completamente logaritmica, quindi abbiamo un profilo Rec. 709 dell'S1 e come andiamo a post-produrre possiamo ad esempio importare un profilo standard, profilo Panasonic, visto che siamo con macchine Panasonic, e potremmo impostare adesso molto velocemente questo profilo. Quindi. Questo è di nuovo il drone, quindi abbiamo un profilo completamente diverso e quindi non vado ad applicare la LUT. Chiaramente ultimeremo poi la nostra color. Adesso questo è un puro esempio, quindi non mi soffermerei troppo. Ok. E quindi mi fermerei qui. Altra cosa che vi faccio vedere prima di andare avanti è la possibilità di editare in termini di stabilizzazione. Ad esempio, perché dico questo? Perché all'interno di DaVinci Resolve abbiamo sicuramente un miglior sistema di lavorazione in tal senso. Apriamo l'inspector, andiamo ad aprire Stabilization e qui possiamo impostare una stabilizzazione, ad esempio con Camera Lock. Proviamo. Ad esempio, questo è sicuramente più accattivante. Ok?
Vediamo che altro possiamo correggere. Qui anche possiamo abilitare la stabilizzazione e direi anche un camera lock anche qui, come se fosse da cavalletto. Va sempre applicata. Vedete com'è? Lavorato perfettamente. Ok. E così via, in sostanza potete fare tante operazioni che chiaramente se sapete che funzionano meglio qui, le fate qui. Quando avete finito questa operazione, e quindi quando il vostro, diciamo, la vostra color è pronta di nuovo al ritorno in Final Cut, vi basterà andare su Delivery. E qui andando in alto a sinistra abbiamo Final Cut, l'esportazione per Final Cut, che non deve essere Final Cut Pro 7, ma aprendo qui sulla virgoletta possiamo scegliere Final Cut Pro X. La tipologia di file che andremo ad esportare la scegliete chiaramente a vostro piacimento, ma il mio consiglio è quello di applicare un ProRes 422 a meno che non abbiate i file in ProRes 422 HQ e quindi andreste a diminuire la qualità. Diciamo che per un file che è stato importato in modalità H265, come in questo caso, un 422 ProRes va più che bene. A questo punto clicchiamo su Add to Render. Ci chiede dove vuoi mettere questa renderizzazione, quindi di nuovo DaVinci Virtual e qui ci facciamo un nuovo folder che chiamiamo File Corretti in Color. Ok, Open, perfetto, è pronto. Start render. Allora, intanto che il rendering prosegue e va avanti, ti volevo ricordare che esiste la possibilità di seguire i nostri corsi. In particolare c'è un corso completamente dedicato a Final Cut Pro X, che si chiama Final Cut Pro X Pratico e che trovi in descrizione a questo video e che ti forma dalla A alla Z sul mondo Final Cut. Ed in particolare in questo momento stiamo organizzando in aula virtuale DaVinci Resolve Virtual. Che cos'è? In sostanza è poter seguire un corso completo che ti porta dalla A alla Z, la conoscenza di questo software molto evoluto, molto potente e che quindi ti dà la possibilità di sostituire o iniziare a lavorare in mondo dei editing, ma con uno strumento complesso che però, grazie alle nostre lezioni, potrai manovrare e, diciamo, gestire assolutamente in piena autonomia. Un corso dalla A alla Z di una settimana, 2 ore al giorno, che ti potrai seguire direttamente dal divano di casa tua. Comodamente interagendo con gli insegnanti direttamente grazie all'aula virtuale, poi tutte le informazioni sono contenute all'interno del corso che ti lascio in descrizione sul video. Insomma, se dovessi avere questa necessità, non farti problemi, contattaci tranquillamente. Ok? Il nostro rendering ha finito. Prima di ripassare a Final Cut, vi voglio far notare che le clip che ho importato, chiaramente avevano anche modulazioni in termini, elaborazione in termini di velocità. Infatti, in questo caso abbiamo, vi faccio vedere appunto il simbolo di time che c'è qui, che sta a significare che, come vedete, c'è una speed ramp applicata a questo file, cose che potete fare tranquillamente. Questa variazione appunto di tempo è stata applicata direttamente in Final Cut e ce la ritroviamo senza problemi qui. Qui possiamo chiudere, salviamo il progetto, di modo tale che se abbiamo qualche problema possiamo ritornare e andiamo a vedere che cosa è stato fatto. Quindi qui dentro abbiamo, vedete, tutti i file separati, ok, ma colorati. Vedete? Perfettamente colorati e con la post-produzione che abbiamo scelto di assegnare. Ad esempio la parte di stabilizzazione. Aggiungo che abbiamo anche il file final XML, quindi il file che adesso andremo a rimportare da Final Cut. E quindi riapriamo Final Cut. Eccoci qui, siamo di nuovo sul progetto iniziale, come vedete ancora da colorare, e andiamo a fare un file import XML, stessa procedura che abbiamo fatto in DaVinci, ma questa volta al contrario. Quindi dove andiamo però? Non a prendere l'XML che avevamo esportato noi inizialmente, ma nella cartella color. Eccolo qui, insieme ai file è stato esportato il file XML. Import
Il software rilegge il tutto e come vedete Final Cut ci ha creato un nuovo evento contenente il progetto Final Resolve. Doppio clic e come vedete abbiamo i file perfettamente colorati come ce li avevamo all'interno di DaVinci Resolve. Vedete? Stabilizzati. Di nuovo. Anche qui abbiamo nuovamente il problema dell'export dell'audio. Purtroppo abbiamo questo limite legato appunto all'esportazione ed è al livello dell'audio. Quindi ecco perché vi ho più di una volta detto non date importanza a tutto quello che è l'aspetto, diciamo, di cura del vostro montaggio, se non eventualmente la parte di costruzione delle clip. Purtroppo questo tipo di import-export vi può dare dei piccoli problemi su alcune clip, ad esempio qui avevo fatto una sfumata sul montaggio iniziale, cosa che è stata persa, oppure ad esempio in questa clip, essendo di dimensioni diverse rispetto alle altre, abbiamo una proporzione che è stata persa e quindi dobbiamo rimodellare la stessa. In sostanza, piccole cose le dovete necessariamente rimettere a posto, ma il vantaggio di fare una color in DaVinci ci ripaga di tutto questo. È chiaro che più cose fate in ambito di editing prima della color e peggio sarà per voi perché dovrete rimettere a posto più cose. Qui adesso andremo a fare quelle che sono le post-produzioni finali, quindi andiamo a rimettere a posto piccole cose come quelle dell'audio. Come vedete è stato mantenuto stranamente, mentre tutto il resto no, questo è stato mantenuto in termini di il titolo, ok? Che non dovete rimetterlo a posto, rimettiamo a posto l'audio e qui continuate a fare il vostro montaggio normale. Quindi andrete ad applicare, ad esempio, delle transizioni, ad esempio, ok. Potrete andare ad applicare, ad esempio, una letterbox e così via. In sostanza, adesso portate a termine il vostro montaggio senza problemi, così come siete abituati a fare, però con il vantaggio di avere adesso una timeline perfettamente colorata e con la potenza e gli strumenti di DaVinci Resolve. Quanto hai potuto vedere? È chiaramente una mia personale esperienza e non è assolutamente legge. Ognuno può approcciare nel modo che più ritiene giusto. C'è da dire che si può pensare anche di fare un primo approccio su Final Cut e poi concludere il lavoro su DaVinci Resolve. Io però non credo che questa sia la struttura e la modalità più corretta, proprio perché Final Cut risulta essere migliore sia nella fase creativa iniziale che in quella creativa finale, cioè quella dove si possono applicare transizioni, effettistiche, soprattutto quindi nella parte dei titoli che ritengo sia veramente più esaustiva su Final Cut. Chiaramente, se hai delle domande e vuoi farti un'idea più precisa su alcune cose che abbiamo visto, ne possiamo parlare al di sotto del video. Sappi che fare questo tipo di lavorazione nel momento sbagliato ti creerà un sacco di problemi che poi inevitabilmente dovrai ricorreggere nella fase di reimportazione. Quindi ecco perché ti ho passato la specifica di come si fanno le cose, ma soprattutto il momento in cui conviene farle. Ti posso garantire che se lo fai in un momento diverso, tipo i testi, tipo alcuni plugin, eccetera, sicuramente troverai un sacco di problemi. Ti rinnovo in ultimo, chiaramente, come detto all'inizio di questo video, la possibilità, laddove dovessi essere interessato, di partecipare ai nostri corsi di formazione. In particolare, proprio in merito a DaVinci, stiamo organizzando delle classi proprio per DaVinci Resolve, la possibilità cioè di partecipare in aula direttamente con i formatori a un corso di formazione che ti porta dalla A alla Z a montare completamente un progetto in DaVinci Resolve ed essere autonomo in tal senso, sfruttando al massimo le potenzialità di DaVinci. E mi raccomando, iscriviti al canale. Ciao!